Presidente, oggi si sottoscrive un protocollo che ha come tema l'energia. Ecco, quando si parla di energia in Abruzzo non è un qualcosa di scontato, anche di controverso per quanto riguarda le fonti di energia e anche lo sviluppo energetico del paese. Parliamo di termovalorizzatori, ma anche in senso lato anche di estrazioni petrolifere e quant'altro. Ma intanto diamo atto di una bella notizia: Enel e Protezione Civile cristallizzano un rapporto collaborativo che vale, che ha significato e che è molto importante, e noi su questo vogliamo essere incoraggiatori. Secondo, questa mattina sono state immesse in servizio numerose figure, e anche questa è una buona notizia, perché giovani abruzzesi che nell'ordine di 120 unità entrano in servizio costituisce un grande fatto positivo. Terzo, noi dobbiamo riabbracciare una cultura preventiva capace di prevenire, di organizzare per tempo sul piano della protezione civile, della protezione da disastri e da eventi catastrofici. Oggi noi abbiamo messo in maniera molto chiara un punto fermo su questo fronte. Le informazioni vanno scambiate, le buone pratiche vanno preparate, acquisite e replicate, e dobbiamo fare in modo che ogni volta che c'è un fatto non sembri sempre la prima volta, perché questo è accaduto in passato. Ogni volta che c'era un fatto imprevedibile sembrava quasi che fosse sempre la prima volta. Io sono davvero molto contento, e come ho anche richiamato, Sua Santità Giovanni Paolo II ci invitava a far fare notizia anche ai fatti positivi che accadono. Circa invece l'approvvigionamento energetico abruzzese, è un tema che noi dobbiamo sapere fronteggiare, facendo in modo che per esempio le aziende abruzzesi riescano ad acquisire energia pagando di meno, anche arrivando a concepire che chi consuma sia anche produttore dell'energia che consuma. Sì, certamente mi guardo molto intorno, diciamo è un'azienda che conosco perché ci sono dentro da 14 anni, e, diciamo, abbiamo davanti a noi una grande opportunità di fare emergere in maniera molto forte quello che era stato forse un po' accantonato negli ultimi anni, che è la grande vocazione industriale di questa azienda. La capacità tecnica, la capacità tecnologica e il valore aggiunto che l'Enel dà alla società sta in questo, nella sua capacità di innovare e di rendere un servizio sempre migliore alla popolazione. Quindi spingeremo molto questo aspetto, l'aspetto industriale. Grazie, lei ha chiamato a ridurre il debito di circa 5 miliardi di euro, fonte Il Sole 24 Ore di qualche giorno fa. 4,4, dire la verità. Un po' di meno. Non è difficile, ci sono tante opportunità di riduzione del nostro debito, e transitano tutte da un intenso ma abbastanza chiaro programma di dismissioni sostanzialmente all'estero. Alcuni degli asset non strategici, cosa si intende? Diciamo che tutti gli asset sono strategici e non strategici nello stesso modo. Oggi abbiamo una serie di impianti e strutture industriali in alcuni paesi europei che possono essere ceduti, e con queste cessioni potremo tranquillamente rientrare nei limiti di debito che ci siamo dati. Si pagano 1 miliardo ogni anno per gli incentivi alle energie rinnovabili, per produrre comunque una frazione dell'energia che ci occorre, e per far questo spesso bisogna tener ferme delle centrali idroelettriche. È un buon affare? Diciamo che le centrali idroelettriche non soffrono di questo, quello che soffrono sono le centrali termoelettriche, quindi quelle che bruciano combustibili fossili e che hanno dei costi di produzione superiori, quindi è una scelta abbastanza logica da questo punto di vista, che tra l'altro contribuisce anche a ridurre la dipendenza italiana ed europea da idrocarburi e comunque gas che non abbiamo sul territorio nazionale in questo momento. Forse è stato nel passato un po' troppo generosi con questi incentivi? Siamo stati come gli altri, non c'è stato un paese al mondo che possa dire di avere esattamente calibrato gli incentivi guardando indietro. Diciamo che ci sono sistemi, e il governo sta dimostrando di farlo bene, per poter ricalibrare questa bolla che c'è stata nel passato. Oggi questo meccanismo si è fermato, si tratta di gestire il passato.